rifiutato, Giorgio, il cashier è troppo basso per me. Senti che ci sta registrando, per cui. Ciao, Mancavo con la fancazzisti! guardia della televisione. Di Giovanni, hai il microfono disattivato, Marco. Hai ragione. Tu parli con lingua diritta. Ciao cari, come state? Non si Se... sente un cazzo. Noi sentiamo. Leti? Abbiamo sentito. Ah, Leti. Ciao Leti. Sentiamo. Leti non si sente un No. cazzo? No. Bene. Allora, se ogni tanto No, non vedete... sento un cazzo. Se ogni tanto vedete qualche partecipante nuovo o vecchio che torna, o il più delle volte l'ho ricattato, quindi sappiate che dietro un viso apparentemente gioviale e disponibile c'è un ricatto forte da parte mia. Vieni, brutta merda! Hai bisogno delle classi, eccetera. No, Grazie. scherzo, scherzo. Ciao. Ciao Claudio! Ciao. Ciao a tutti. Ciao Ciao. Claudio, ciao Emanuela. Ciao. Ciao a Ah, ma lo spazio allora vi interessa se vi siete collegati. Allora, c'è qualcuno che ha avuto l'ardire di iniziare a leggere le prime due righe dell'articolo che vi ho mandato? Io l'ho letto tutto ed è stato molto potente, ma tutto il percorso è Ma se tu facessi l'artigiano e lavorassi in legno, step by no? step. Come faccio? Come faccio? Giordano, ma se tu fossi un artigiano e lavorassi in legno, no? Sarebbe fondamentale questo articolo nella tua vita, sì o Ah, certo, per Ma io forza. non l'ho letto, Non potrebbe essere Marco. diversamente. Sto scherzando, Henry, sto scherzando. Sto solo scherzando. Beh, ma non è tanto uno scherzo, perché Darebbe che crea l'oggetto è lui, è la sua anima, il suo oggetto, è il suo spazio, è impossibile, non può non, aver, non, può non, non guardare quell'articolo che ho scritto oggi. Non può fare quel lavoro senza. Mentre voi Deve essere la sua discutate, lo Bibbia, deve leggo. essere proprio la sua Bibbia, deve essere una cosa Enrico, che si legge la mattina quando si alza, mezzogiorno quando si lava i denti, alla sera, alla quando va a sera. letto. Per Henry, io. Dai Enrico, che si scherza. Allora, No, non è uno scherzo. quanto vi è chiaro che lavoriamo sulla legittimazione del proprio spazio, sull'aggiustare il proprio spazio, sulla sensazione di spazio che avanza con me? Quanto vi è chiaro e se ci sono vocazioni, osservazioni, emozioni che volete condividere su questo? A me ha dato un grande senso di libertà leggere l'articolo perché sono intrappolato, a volte dico ma no, non ne vale la pena, non perde l'uscita, non fa. Invece leggendo l'articolo ti... No, ci sono, esisto, ho un mio spazio, cosa su cui non avevo mai riflettuto. Bene, mi fa molto piacere. Qualcun altro lo ha potuto leggere e vuole condividere che cosa ritiene di tutto l'argomento? Non è un'interrogazione, ovviamente, è semplicemente un modo per creare il proprio tempo e il proprio spazio come gruppo. Io non ho avuto modo di leggerlo tutto l'articolo, però cioè, per me lo spazio, tipo la protezione del mio spazio, è come quando, non lo so,
è agire secondo il mio vero sentire e continuare ad agire secondo quella strada piuttosto che magari secondo la me che mi sono costruito, che sono abituata a mostrare magari una situazione opposta, quindi magari prendere il mio spazio sulla me, sulla mia natura, insomma, sulla mia natura, io lo intendo così. Quindi, se ho capito bene, c'è più verità, c'è più spontaneità, c'è più fluidità, libertà. Anche libertà, ovviamente. Sì, come a dire, se io trovo questi elementi, libertà, spontaneità, naturalità, di fatto io guadagno il mio spazio, e viceversa, sono due concetti, no? Sì. Sì, sono d'accordo. Il mio spazio vero, reale. Il mio spazio vero, reale, sì. Non presunto, non pensato, non realizzato e poi deluso perché pensavo una roba ma non l'ho messa alla prova. Sì. E ti è chiaro, ma la domanda è per tutti, vi è chiaro quanto lo spazio intenso si lega, il tempo intenso dell'articolo della settimana precedente si lega a uno spazio condiviso, aperto, vivo, vissuto, energico. Tra l'altro nell'articolo c'è proprio una piccola citazione di Lowen che parla proprio dell'energia che c'è in uno spazio, che secondo lui gli impressionisti avevano colto molto bene, no? Quindi c'è uno spazio pieno di energia e io abito, se ho energia, quel tipo di spazio. Oppure lo stesso ambiente, se io non ho energia, non mi dà energia. È una corrispondenza tra dentro e fuori preziosissima, che cogliamo, cerchiamo di cogliere in quelle righe lì che abbiamo scritto. Però è importante questa sera che io vi dica in anticipo che stiamo parlando davvero di una classe, e quindi possiamo farla nella maniera più elementare possibile, ma potrebbero esserci questi risvolti, no? Molto più pietre miliari, molto più determinanti della nostra esperienza. Quindi io vi auguro ovviamente di portarvi a casa la possibilità. Per esempio, la volta scorsa Claudio aveva detto o aveva scritto una cosa alla fine, come a dire, avevo determinati dubbi, scelte da fare, la classe mi ha detto in quale direzione devo andare, come muovermi nel mio spazio, nel mio tempo, no? Quindi è un classico esempio di questo, non abbiamo detto niente di diverso, niente di nuovo. Si è aperto una porta proprio, una cosa che era un dubbio, a un certo punto è diventato una decisione chiara per me. Bene, ottimo. Bello. Intanto io ho dovuto uscire prima perché dovevo chiamare lui per cancellare il biglietto e... Bene, ok, veniamo alla classe allora. Amore, non si sente un cazzo. Letizia, noi ti sentiamo. Noi ti sentiamo, non dire parolacce. Ti sentiamo, Letti. Va bene, c'è qualcosa su cui volete lavorare questa sera in particolare? I remi. Bacino. Anche lo stomaco, se possiamo, non so. Bacino, reni, stomaco. Diaframma. Io la schiena in generale, a parte mi sembrano tutte cose convergenti, quindi va bene, si può fare. Antonella, vuoi dire qualcosa? No, io, guarda, oggi ho un'attenzione fortissima alla pancia. Quindi va bene, ci sta. Come forse è stato già detto, credo. Non sì, so. Come lavorare lo stomaco senza la pancia, insomma.
Sì, ok, va bene. Messaggio ricevuto, grazie. Fernando, benvenuto. Ciao, grazie. Grazie a te. Smettetela voi due con queste chat inopportune, per favore. Sto cercando di risolvere un problema. Ok. Ok. Questa sera, visto l'argomento dell'aggiustare lo spazio, di riprendersi i propri spazi, la legittimazione, la padronanza dello spazio, lavoriamo fin dall'inizio molto dentro, quindi assumiamo una posizione che mette insieme, questo è un piccolo segreto se volete che si racconta nelle scuole di bioenergetica, che se tu hai bisogno di centratura metti vicino la parte del cuore, la parte della testa e la parte genitale, quindi affettiva profonda, in una posizione tipo la turca, dove in realtà si mettono tutto il giorno per tanto tempo circa 2 miliardi di persone al giorno, quindi non è una roba da poco. E se avete capito quello che voglio dire, lo scioglimento lo facciamo nelle posizioni più intense per noi, quindi senza forzare troppo, ma sento che sto sciogliendo caviglie, ginocchia, bacino, braccia e spalle, schiena, collo, non in una dimensione aerea, eterea, ma in una dimensione più profonda questa sera, per favore, almeno un po' proviamoci. E guardate che la dimensione poi, tempo e spazio, si costruisce con una polarità, no? Se io immagino che c'è un polo a destra e poi un polo a sinistra, di fatto sto creando uno spazio intenso tra le due posizioni. Provate a sentirlo. Questo esercizio è molto facile. Sto scendendo sulle ginocchia e sto andando da quest'altra parte. E provate a sentire come adesso il bacino tratta e traccia una sensazione di possesso, cioè io adesso lo sto abitando questo spazio in cui si è alternato il punto A e il punto B del mio bacino. È particolare come sensazione, ma non ci abbiamo mai fatto caso, semplicemente. In realtà è proprio così, più io do una, il famoso gioco dei quattro cantoni, se mi passate il termine, una cantonalizzazione dei miei spazi, no? E più questo spazio lo sto marcando. Ok, arrivate a questo minimo riscaldamento e stretching iniziale come sempre, ci mettiamo nella posizione di grounding e iniziamo a scendere, a lasciarci scendere e a lasciarci risalire. Quindi lentamente le piante mi fanno scendere, le piante invertono la direzione e mi fanno salire. Le piante mi fanno scendere, le piante mi fanno salire. Io non esisto, esiste solo la mia capacità di affidarmi. Io sono un polo che per fortuna questa sera, come in tutte le classi, non ha responsabilità. E poi c'è un altro polo che è il mio corpo, la mia parte più saggia, istintuale, profonda, che sa molto più di me. Che cosa sentire, che cosa
mantenere, che cosa ritenere di questa esperienza. Le mie piante mi fanno scendere, arrivate ad un certo grado, invertono la direzione, entrano nel terreno e mi fanno risalire. Il baricentro non è piantato sui talloni, ma è 10 cm in avanti almeno, e i talloni sono scarichi a terra, toccano, sfiorano il terreno, ma sono scarichi. E l'avampiede, che in questa posizione di equilibrio da cercare in ogni decimo di secondo, mi fa sentire più vibrante, più vivo. E questa asimmetria che sento di un ginocchio che sale un millesimo di secondo prima o dopo dell'altro, poi tra un po' diventerà una vibrazione bioenergetica, che è un po' la prima grande novità sancita dal fondatore della bioenergetica Alexander Blum, che parla proprio di corpo vibrante. Il corpo vivo è vibrante, anche il corpo che dorme è vibrante. Il corpo di un morto si vede subito che non è più attraversato da nulla, da una scintilla, da un'energia. Ma se noi vogliamo riprenderci la nostra vitalità, occorre arrivare a questa sensazione di vibrazione. Se siete alla prima classe in assoluto, ovviamente non è detto che questo accada, ma non disperate. Quindi un tremolio, un'agitazione piccola, una palpitazione possono essere molto preziose. Lasciateli arrivare, lasciateli crescere. Non è far male l'esercizio, anzi, farlo molto bene. Mentre continuo e sento che sono due stantuffi le mie gambe, sono due solide basi su cui mi affido totalmente. Allo stesso modo metto una mano sul bacino, o scusatemi, sull'addome, e una mano sul petto all'altezza del cuore, la testa la stacco all'indietro, l'equilibrio lo sento con il petto, non ho bisogno di controllare, di vedere, gli occhi sono chiusi, lo sguardo in alto, e avverto la sensazione che la mia pancia, magari a non guardare, ma decido che la mia pancia e il mio stomaco possono essere accolti in espansione e in rilassamento dalla mia mano e dal mio braccio. E la stessa cosa il cuore, il diaframma, lo stomaco sulla mano più in alto. Un suono mi è fondamentale perché mi fa sentire che risonanza ho, una risonanza minima della testa o una risonanza fin dai piedi, e mi dà come sempre una dualità, e in questa dualità i due poli sentono che spazio c'è tra la mia voce e questo suono. Come un sonar mi dice che spazio ho adesso legittimato. Se sono tutto teso, ho un minimo spazio legittimato. Se sono tutto aperto, ho il massimo possibile. Il nostro obiettivo, ovviamente, è sempre aumentare, senza prestazione, ma con auspicio. Ci auspichiamo di aumentare il nostro spazio a disposizione. E lentamente sento, per esempio, io l'emozione di tenere questa classe, che per me ha un grosso significato, no? Parlando di spazio. E allora fino adesso ho un po' corso, un po' affrettato, e lentamente rallento
e mi ripeto ciò che ripeto sempre a voi. Non c'è inizio, non c'è fine, non c'è punto d'arrivo, non c'è fretta, non c'è scopo, c'è solo ascolto. E l'ultimo accorgimento, che come sempre ricordiamo, è: lascia andare la tua parte anale, genitale, perianale, allargala, lasciala scendere, aprila. A questo contribuisce molto lo scendere e risalire delle gambe, che se fatto appunto con attenzione, con tutte e due le piante dei piedi alleate, crea nella zona del bacino e del sedere un calore, una disponibilità e un'apertura uniche, preziosissime. E come sentite, adesso il mio polo è dal petto, dal respiro, sento l'altro polo, il sedere, e da questo polo sento la pianta dei piedi con la terra, e in questo triangolo percepisco che spazio sto occupando adesso. Marco il mio spazio, prendo le misure. Adesso io mi sento dentro, mi auguro che anche voi vi ci sentiate. Adesso io mi sento dentro. Non finirà mai questo esercizio, perché non è mai iniziato, non è un esercizio, un'esperienza di sintonizzazione, di ascolto, di apertura. Concediti, sì, lo puoi fare, un piccolo respiro più profondo, un passo in più nel tuo sentirti dentro, un livello, conceditelo, lo puoi fare tranquillamente, sei qui per questo, anzi.
Adesso ti chiedo di effettuare lo stesso esercizio, ma con una catena, in questo modo. Premo a terra e risalgo con il bacino in avanti, e una volta che sono in alto, sempre con la punta, lascio che il mio sedere vada indietro e una volta sceso riprendo a girare. Il mio bacino visto di lato, mi raccomando, visto di lato, fa un giro dal basso va verso avanti in alto, poi va indietro e scende indietro. L'esercizio, se ci fate ben caso, è lo stesso, solo che è come se me lo chiedesse il mio corpo adesso di espandere il movimento, di espandere il mio territorio in questo esercizio. È naturale espandersi nello spazio, è naturale. E la schiena ovviamente fa una specie di rimbalzo, la testa segue e va avanti e indietro in questo modo, dove ovviamente non c'è fretta, non c'è accelerazione, c'è solo le parti che si parlano, che comunicano, che si connettono tra loro. Ad esempio la punta dei miei piedi si sta connettendo con la mia mano sull'addome, con l'addome stesso, e poi con la testa e con il sedere e poi riscendo. Sento tutte queste parti che risuonano, se capite quel che voglio dire. Risuono non solo con la voce, ma risuono con le corrispondenze, con l'energia. Arrivo ad un punto, poi allargo le gambe di tanto e cosa faccio adesso? Sempre per la dimensione dell'espansione, della padronanza e della legittimazione. Inverto la direzione. Se dal basso andavo verso avanti in alto, dal basso adesso vado verso dietro e il giro lo compio al contrario. All'inizio non è naturale perché poi in alto devo girare il bacino, ma piano piano questo esercizio mi fa sentire lo stomaco e l'intestino in una maniera completamente diversa, legata molto di più alla parte anale, perianale, genitale. Sono queste le corrispondenze che fanno spazio alla mia esperienza. 20 minuti fa non avrei mai pensato di sentire le distanze, le corrispondenze, le aperture, le relazioni tra queste parti del mio corpo, mentre adesso sono tutta la mia esperienza.
Mentre continuo, metto le mani a coppa sugli occhi, per come riesco, io per esempio riesco con una mano sola, ma voi riuscite con due, allargo ancora di più le gambe, ancora di più al massimo livello, e continuo a scendere, andare indietro, quindi scendo sul davanti, una volta che sono in basso, premo a terra con la punta dei piedi, è lei che determina il movimento, sento la parte anale completamente allargata, risalgo, discendo sul davanti, se lo faccio con la testa tutto il sistema se ne accorge, perché io sono dipendente, completamente responsabilizzato dalle mie piante. Sento molto la parte anale genitale in corrispondenza con gli occhi, sento molto questa sensazione di connessione totale a me, all'ambiente, al mio tempo e al mio territorio. Concludendo, e prima di uscire da questa posizione che abbiamo tenuto davvero tanto a lungo, ovviamente non l'ho detto, ma potete uscire, rientrare, farla molto meno, ascoltarvi, ma se siete riusciti a star dentro è davvero molto importante il livello che avete raggiunto di consapevolezza, scioglimento e salute, benessere, energia, palpitazione. Adesso io non sto facendo altro che un 8 del mio, un segno di infinito del mio bacino, però lo sto facendo premendo a terra. Non sono io che eseguo l'esercizio, come sempre. Se già mi portate a casa solo questo principio è già tantissimo. Sono le mie piante dei piedi che effettuano l'esercizio. Io sono solo spettatore, molto poco interessato e con un'infinità di risultati senza dover far niente. Se lo sto facendo bene, sento ciascun tendine molto caldo, ciascun muscolo molto partecipante. Oh, e finalmente,
sentiamo passo dopo passo, camminando nell'ambiente, la sensazione di spazio avanza con me. L'inspirazione al passo precedente me la porto al passo successivo. Sto pesando naturalmente molto di più sui miei piedi, molto sciolti. Il mio bacino ha un excursus doppio, triplo, quadruplo rispetto alla norma. E sento che i 4-5 passi che ho fatto prima stanno marcando un mio terreno dove sono legittimato naturalmente e ho tanta padronanza di me e delle mie cose. Se vi chiedete cos'è il benessere, ecco, come dice la mia bambina, ecco qua, questo è il benessere. Vuoi il benessere? Cerca la verità. Vuoi star bene? Cerca le connessioni, cerca di sentire sempre una parte collegata all'altra. Ecco qua il benessere. Mentre cammino, mi, come sempre, tolgo le tossine di dosso, passo per una doccia emozionale. Non vedo l'ora di sentire questi brividi sulla schiena, di rigenerazione, di totale sensazione di essere ora e qui, e che va veramente tutto bene così. E lentamente, altra esperienza che abbiamo tra l'altro citato anche nell'articolo, per sentire il proprio spazio, e questa io la faccio prima di lato, poi mi sposto per farvela vedere meglio. Allora, metto un piede piantato davanti e un piede con le punte a terra dietro, il ginocchio a terra è stabile, il tallone avanti è sollevato. E non faccio altro che sedermi dentro di me. Io credo che tu adesso mi possa capire molto bene. Mi siedo, sono sempre molto grande, quindi mi siedo, è un esercizio di grande, quindi di radicamento a terra. Mi accomodo, te lo ripeto 3 volte, mi accomodo all'interno del mio spazio vitale, come se mi sedessi nel mio bacino. E questa è la sensazione che di solito si ha. Se lo state facendo senza niente a terra, forse è meglio che mettete un cuscino sotto al ginocchio a terra, perché altrimenti potrebbe soffrire. Se avete un materassino va bene così, ma non c'è da soffrire, quindi lo facciamo nella maniera più comoda possibile e continuo a scendere sempre perché le punte mi fanno scendere dei piedi e sempre perché poi dopo le punte mi fanno risalire. All'inizio è davvero un esercizio stranissimo. Tra un po' sarà un esercizio vitalissimo e che vi darà il senso di tutta la serata.
lo faccio il più lentamente possibile senza chiedermi niente. Se sento troppo dolore, interrompo. Poi ricomincio. Se non ce la faccio, non ricomincio, ma ci provo. Io ti chiedo sempre e soltanto di provarci e di aprirti, perché le difficoltà non esistono. Questo l'abbiamo visto nella seconda settimana sui paradossi dell'esistenza. Ciò che penso che mi faccia male corporalmente non accade mai, mi fa sempre bene. Aprirmi alle difficoltà è la vita. Quindi non sono più difficoltà. Se io mi mantengo aperto, allora divento molto più ricco un attimo dopo. Se è troppo per noi, diminuiamo l'excursus, cercando di non uscire dall'esercizio, diminuiamo la frequenza dello scendere e risalire, siamo fermi, ma non usciamo dal sentirci dentro. E credo che tu senta molto bene quello che voglio dire. Ok, arrivo ad uno stop, mi giro lentamente, mi alzo molto molto piano. E sento, camminando per lo spazio, quanta vibrazione c'è e quanta differenza c'è tra le due gambe. Quella più sofferente, come sempre, ve lo ripeto quasi ogni sera, è quella che è più viva, più partecipata, più espansa, più nel benessere vero. E questo ci dimostra sempre qualcosa. Che se non ho paura di niente e di aprirmi a qualsiasi tipo di posizione di vita, mi tornerà sempre un beneficio. Faccio qualche altro piccolo passo nell'ambiente. Poi cambio posizione. Sembra impossibile che questo esercizio poi tra un po' mi darà benefici, ma se lo faccio con l'esperienza di fiducia che ho appena sentito, so che mi sto arrendendo all'evidenza. Mi posso accomodare, sedere nel mio sedere, e credo che tu di nuovo capisca molto bene quello che voglio dire.
la parte anale si muove, sentite come si muove, come partecipa, si apre, si chiude, come una medusa al nostro movimento, è una parte viva, vivissima. E come ho scritto nell'articolo, provate a immaginare quanti sintomi, quante malattie, quante somatizzazioni si evitano stando in questa apertura di tutte le zone del corpo. Se non è benessere questo, cos'altro lo è? Mentre continuo, metto di nuovo una mano sul petto e una mano sull'addome, scendendo e risalendo, a sentire se c'è ancora qualcosa che posso lasciare andare, accogliere con fiducia, con l'immagine di una luce che dalle mie palpebre chiuse entra e rigenera come un'energia buonissima, raffinatissima, rigenera ogni mio organo interno, che si lascia andare tra le mie braccia, si espande, si rilassa, non ha più nulla da dimostrare. Non faccio altro adesso che lasciarmi depositare a terra. Mi ascolto per un minuto, mi metto schiena a terra come di consueto. Poi porto i miei piedi vicino ai glutei, ma questa sera alziamo il bacino di quel minimo per sentire le nostre piccole vibrazioni, per integrare quello che abbiamo fatto. Mi basta solo premere per terra con le punte
pochissimo per sentire che tipo di palpitazioni mi si muove dentro, che tipo di benessere sto facendo circolare in tutto il corpo. E non faccio altro che ascoltarmi nei minuti che seguono. Posso di nuovo mettere le mani a coppa sugli occhi, se lo ritengo necessario, se mi fa piacere farlo, e sentire tutto il beneficio della serata. Se non premo a terra con le punte non succede nulla, se lo faccio succede tutto. Questa eterna differenza tra tutto e niente che così tanto ci affascina. Esplorare, andare sul piede solo e l'altro solo di appoggio, posso aumentare il scursus, posso diminuirlo, è il mio grounding a terra e io solo so di qui cosa di cui ho bisogno, di che cosa ho bisogno. Andiamo concludendo, ci abbandoniamo sul materassino, sul letto dove siete, ci godiamo un meritato riposo nella posizione che più desideriamo e io poi, come sempre, metterò una musica per riportarvi qui.
tutto è stato dato in mano al caso. E dove esiste ancora amore? Dove esiste ancora luce? Dove esiste ancora pace? Dove esiste ancora brinda? Chi vuole? Lo dico prima, se siete stanchi o non avete voglia tanto di parlare o avete da fare, potete ovviamente andare via, lasciateci solo un vostro commento stasera, domani, quando volete, sulla chat di WhatsApp. A volte invece esprimersi fa proprio bene alla fine di una seduta come questa. Vado io? Vai. Beh, allora, innanzitutto non mi sono addormentata stasera, ma questo non significa che non sia stata bene, anzi. Ho avuto una qualità del respiro molto bella, spaziale. Inizialmente non riuscivo a entrarmi nell'esercizio, la mia mente vagava tantissimo. Poi a un certo punto è stato la sensazione di stappare gli occhi. In quanto si stappano le orecchie, mi sono stappate gli occhi. Questa roba strana, ma molto bella. E lì sono entrata completamente, ero proprio dentro. Davvero benessere. Questa sera proprio ho sentito nel mio corpo il benessere. Avevo il mal di spalla, il mal di schiena, fa niente, sono stata dentro, ho anche recepito cosa vuol dire anche il concetto del stare dentro la difficoltà. Se ci si apre la difficoltà, allora ci si apre, non c'è più difficoltà. La spalla mi faceva malissimo, ma non mi importava. E adesso sto molto, molto meglio, chilometri da prima. Grazie. Grazie a te, grazie di questo risultato che ci aiuta tutti. Io ho sentito una liberazione subita, così, e anche mi sa comunque per me è naturale, per me. Adesso io lo faccio, quindi entro in questo, come si dice, non so, una specie di mondo, però se vado oltre, vado, e infatti entro in uno stomaco, certo, a liberare delle cose da fare, discussioni su dubbi da lì, per cercare, e veramente mi sento proprio bene, come la scorsa volta era così chiaro quello che dovevo fare, che prima non riuscivo a vedere, e questa volta qui è così chiaro che c'è questa leggerezza e basta che si lasciare andare, è quello che dobbiamo fare.
Grazie a te, grazie a voi. Gran belle condivisioni, gran belle esperienze. Posso? Dunque, per me la cosa più importante è questa sensazione di spazio interno. E credo di aver capito qualcosa, per esempio, con questo tuo invito a connettere le diverse parti. A un certo punto hai parlato di un triangolo tra respiro nel petto, piedi e sedere, no? E questa cosa per me è proprio importante, perché per tanto tempo il desiderio, come esprimerlo, era quello di essere in terra, e credo che questa sia la sensazione corporea che dà concretezza a questo pensiero, insomma, quello che prima era solo il pensiero. Quindi questo è proprio importante per me. Assolutamente, è proprio così. È una triangolazione che fa volume, se intendi quello che voglio dire. Cioè, avere due poli ti fa sentire connessione, avere tre poli ti fa sentire volume, ti fa sentire in una maniera diversa quello che già senti normalmente, ma è come un'illuminazione. Ah, posso sentire questo, ma non ce lo dice nessuno. Che la connessione tra le tue parti, tra il diaframma, il sedere, la punta dei piedi, ti dà comunque una mappatura di quello che senti essere te stessa, rispetto tra l'altro a quello che prima, un attimo prima, sentivi essere te stesso. Quindi è... illuminante, grazie. Succede a me stasera, perché spesso nelle classi precedenti avevo una fame terribile, cioè speriamo che finisca presto, gente magna. Invece adesso mi sento, dunque ho ancora un paio d'ore, posso lavorare un paio d'ore fino a mezzanotte e forse tanto la mia era. È strano perché non mi è mai successo, perché dopo la classe mangio, anche tanta fame, invece adesso sembra che si sia calmato. Oltre a un... non ho nausea, ma sento un qualcosa al diaframma che non è un peso, ma... un tipo di peso, ma non è un relax. Qualcosa che si sta muovendo qua, indefinito. Non cercare una spiegazione, è l'unica cosa che ti posso dire. Concentrati su ciò che va bene e non su ciò che va male. Questo è un grande insegnamento della pratica, qualsiasi tipo di pratica di questo tipo, ma di questa natura, insomma, qualsiasi pratica di questa natura ti dice concentrati sul prolungamento del positivo. Nei corsi che facevamo tanto tempo fa c'era questo famoso prolungamento del positivo, non il prolungamento del negativo, cioè cos'è che mi porto via, che mi ha colpito davvero tanto. Se no sto sempre a cercare, no? L'attenzione di dover risolvere anche il minimo problema. Ma infatti per me è strano il fatto che adesso, appena ci saremo lasciati, ho la voglia e l'entusiasmo di fare ancora un paio d'ore di esercizi che riguardano altre
impegnato a fare qualcosa. Prima mi sarei messo il pigiama e mi messo a dormire. Che gran bella cosa, grazie. Grazie di questa testimonianza. Gli altri ti stanno prendendo per un alieno, ma sei un gran bel alieno rispetto alla media. Grazie. Grazie a te. Ah, volevo dire una cosa, Marco. Mi sono reso conto di una cosa stasera. È la prima volta che mi rendo conto di questo. Mentre, cioè, non ho più un conflitto fra stare sulla punta e soffrire e non mollare, cioè non la prendo più come una sfiga il fatto di stare sempre sulle punte fino a farmi venire i crampi e i polpacci, capito? Cioè sono capace di starci e poi di fare andare un attimo e poi di rientrarci senza problemi, ecco. Per cui ho eliminato quel problema lì che una volta per me era una lotta terribile. Adesso diciamo che non ci cado più in quella spina lì, cioè. E per cui questa cosa è un cambiamento che ho notato. Nelle ultime volte mi succede, ormai sì, questa cosa l'ho capita, insomma. Beh, reca una metafora della vita, no? Sì, ci posso stare dentro senza morire, ecco. O senza provare dolore tutti i giorni, o senza altre cose, insomma. Poi è stata una bellissima classe, ho lavorato tantissimo col bacino, col perineo, ho cercato di rilassare, avevo molti problemi sempre, e per cui mi sono concentrato molto su quello e le vibrazioni mi hanno aiutato parecchio a rilassare quella zona. Qui è bellissimo. Grazie. Grazie a te. Grazie di cuore. Mi sentite? Sì. Ah, io questa sera mi sono imposta di venire. Ho deciso che sarei venuta, anche se, come forse vi avevo scritto, spesso ho delle resistenze, no? Alla classe fatta così. Però sono contenta di essermi data questa possibilità. Diciamo che ancora una volta sento la fatica, per esempio ci sono degli esercizi che mi sembrano di non capire, cioè vorrei chiederti, no, ma ripeti un attimo, non so, come se non... Poi ho lasciato andare questa cosa. Il primo pezzo ero molto nella mente, ho fatto fatica, però devo dire che alla fine c'è sempre un click che a un certo punto accade e mi dà sempre questa sensazione che diceva Emanuela dello spazio, lo spazio dentro di me, e questa cosa è sempre rivelatoria, nel senso che mi dà, come dire, è come se, pur conoscendola, mi sorprende sempre, no? Perché è sempre nuova. E quindi questo spazio dentro di me, dato dallo stare nel corpo, è sempre nuovo, è sempre diverso. Quindi, ecco, in questo senso, mi sembra di mettere l'accezione su tutto il positivo. Perché poi in realtà in questo momento sento è un momento particolare per me, sento delle ondate di tematiche emotive che sto affrontando, attraversando, eccetera. E quindi mi
mi dà un senso di fiducia, ecco, questo del sentire lo spazio nel corpo, cioè è come se, ok Claudia, vai, è come un senso proprio di qualcosa che mi invita a stare nella fiducia. Questo mi piace molto perché supera, no, tutte quelle lotte mentali in cui io sono bravissima. E quindi, ecco, se dovessi trovare una parola direi la fiducia. Quindi grazie. Sì, è una delle principali conseguenze di quello che abbiamo fatto stasera, no? Padronanza, apertura, solidità, movimento, fluidità creano fiducia. Il tuo spazio, se sentito proprio, ti dà fiducia. Quindi lo capisco perfettamente. Sì, come se la vita mi dice fidati, il corpo mi dice fidati, non c'è sempre ancora tutto da risolvere. Fidati in quello che c'è, no? Grazie. Grazie a te. Non devo fare una selezione per capire di cosa mi posso fidare. Prima mi fido e poi arrivano le sorprese e le rivelazioni, altrimenti non arrivano. Questa è la fiducia. La fiducia è un atteggiamento di base. Si contrappone alla non appartenenza, no? Questo secondo dei test di analisi transazionale che noi facciamo fare, molti di voi l'hanno fatti. Se vi ricordate, appartenere o non appartenere è molto legato a fidarsi o non fidarsi. Quindi, se io appartengo, e il corpo è la strada maestra per appartenere, se io appartengo al mio corpo, il mio corpo appartiene a me, io mi fido. E se mi fido, i segnali li colgo, altrimenti sono troppo impegnato a difendere i miei spazi. Come dicevamo tra l'altro prima della classe, con una persona presente. Se mi devo difendere, tutte le mie energie sono tese alla difesa e quindi non colgo gli elementi di creatività e di novità che esistono e che mi possono dare tanto. Questo lo diceva Massimo Bruscaglioni, che è un esperto di empowerment, quindi è interessante. Su che cosa io deposito le mie energie, no? Se mi apro e decido che mi apro, poi imparo, ma se decido che mi apro, poi dopo non abbandono lo stato contratto. Se non lo abbandono non succede niente. Grazie Claudia, grazie tante. Grazie davvero tanto. Andrea, per me è stata una classe molto energetica, ma ti spiego perché. La scorsa settimana ero assente, ma per nostri problemi. E dunque oggi avevo proprio voglia di farlo perché sapevo che è come se il mio corpo si fosse ricomposto, non lo so, una forma unica, non più solo stante, che non sapevo da, non era una parte sola ad essere stanca. E questo mi sento molto energicamente proprio sostenuta in questo momento. E ovviamente mi ha creato più l'idea di spazio dentro, mi dà un'idea di esserci. E è una sensazione strana, però grazie. Mm-hmm.
Ti faccio una domanda, Lidia, ma ovviamente non è una domanda a te, è una domanda a me stesso, è una domanda che faccio a tutti, perché a me ha cambiato molto questa pratica, no? Rispetto alla sensazione di stanchezza, cioè io, e quindi ti chiedo, tu arrivi a delle sensazioni di stanchezza davvero esagerate prima di dirti forse mi devo dare una regolata? Ma questa situazione di stanchezza è stata dovuta all'immunità naturale che ho avuto la scorsa settimana. Diciamo che il mio fisico ha reagito bene, ma ha avuto questo posto, cioè come posto mio ho avuto una stanchezza. Ok. No, ma io mi riferivo ovviamente alla sensazione che noi, ma che con cui, di cui parlo con ciascuno di voi, insomma, anche in terapia ne ho parlato recentemente. È la sensazione di arrivare a essere massacrati. Stamattina ne ho parlato con una persona. Massacrati di stanchezza. Perché? Ma perché è normale, no? Tutti sono così. No. Se hai No, padronanza, se devo dire che ho dato il meglio di me tempo addietro. Adesso sto migliorando, ecco, non posso dirti di essere bravissima, ma dovrei migliorarmi comunque con un respiro, giustamente facendo bene l'atletica, comunque è un sostegno anche a questa stanchezza, tant'è che come ti dico spesso, la mia testa è libera. Io, perlomeno, almeno quando faccio la classe, sono nella classe e riesco a non essere da altre parti, che è già un buon step per me. Poi, grazie, grazie. grazie a te. Matto. Vai. Stata una classe un po' strana perché facevo un po' fatica ad entrare negli esercizi. Sicuramente a un certo punto ho sentito la parte del bacino aprirsi, che è tutta la parte anche genitale, e di lì avrei sentito come l'altra volta la connessione con la gola, cioè ho sentito che si apriva anche la gola, e in quel momento mi è venuto da piangere, è come se avessi preso coscienza di un'emozione che era la paura, però non, però poi l'ho bloccata, forse con la testa, non lo so, perché ho detto cosa sto sentendo, tipo, mi sembra che ho chiuso tutto e da lì basta, non sono più entrata negli esercizi, da lì è proprio stato un delirio per me, perché c'ero, ma c'ero sì nella testa, non ero proprio in corpo. E basta, e quindi alla fine poi nel rilassamento finale mi sono rilassata tantissimo, sono riuscita anche proprio anche ad addormentarmi. Però mi è rimasta questa emozione che non ho ascoltato, adesso mi è rimasta questa roba. Non preoccuparti, Antonella, è proprio il principio cardine delle emozioni e delle intuizioni e del colloquio col nostro inconscio. Quando è il momento, arrivano naturalmente. Quindi non bisogna forzare. Se c'è quel meccanismo che l'ha bloccato, vuol dire che nel tuo sistema omeostaticamente, no? Cioè l'osmosi non voleva a quel momento che tu lo sentissi, magari non ti ha considerata pronta, magari stanotte fai un sogno. Quindi davvero sta tranquilla, ve lo dico sempre, non ci giudichiamo, va bene così. Vorremmo sempre di più, sempre di più. L'ho scritto da qualche parte, lo penso davvero tanto, la sufficienza è l'abbondanza. Ti arriva tutto nella maniera sufficiente, non nella maniera che tu hai in mente affinché poi dopo raggiungere. Accontentarsi della sufficienza è abbondanza. Quello che arriva è sempre ben accetto.
Grazie a te. Vai Sara. Basta. Questa è la mia prima esperienza di classe virtuale. E qualche esercizio l'ho già fatto in presenza. E sono riuscita a eseguire tutti gli esercizi, non con tanta fatica, devo dire, per mia sorpresa. E sono riuscita a non avere crampi, a stare proprio nell'esercizio, ma alla fine non sono riuscita a rilassarmi per niente. E non lo so, probabilmente ho bisogno non di fare questi esercizi a casa. Ok, va bene, ci sta, ognuno ha la propria situazione o la propria sensazione di allarme, no? Di sentire che se mi rilasso non va bene, quindi ci sta. Rispetta anche quello. Mi dispiace perché questo è il momento in cui ho bisogno proprio di rilassare. Sì, però aspetta domani, aspetta stanotte, aspetta un attimo perché non abbandonare subito, potrebbe essere non facile per te rilassarti a casa, ma forse a casa ne hai bisogno. Quindi sempre, capito? L'atteggiamento corretto è non forzare, ma non abbandonare subito. Riprova, magari. Vedi tu, ovviamente, eh? È solo un suggerimento il mio. Grazie comunque di esserci stato. Vado io al volo e per me è stata una seduta interessante perché comunque la mia terza seduta all'inizio non riuscivo a capire bene anche il grounding come farlo perché ho fatto solo e soltanto lezioni virtuali, insomma, classi virtuali. E devo dire che oggi all'inizio durante il grounding avevo questa sensazione quasi di nausea. Ed è stato fastidioso. L'altra volta invece durante la prima seduta era successo alla fine come ci siamo stesi e avevo avuto appunto anche un rilascio con lacrime, però poi di liberazione totale. Oggi ho sentito questo grande calore che tra l'altro poi sento da giorni, mi auguro che non sia Covid, non sia febbre, non sia altro, ma ho sentito questo grande calore che si è sprigionato all'interno. Ed è stato molto bello, molto intenso, ho proprio sentito il corpo che si attivava e anche poi durante quando eravamo stesi, proprio durante il relax, sto facendo tanti sogni in questo periodo, io sono il professore di base, sto facendo tanti sogni con déjà vu e cose del genere. Durante il rilassamento mi sono venute in mente delle cose su cui sto lavorando. Però dei ricordi spot. La mente non era mai completamente assente. C'erano questi pensieri un po' la monkey mind, arrivava il pensiero, lo guardavo e andava, lo arrivava, lo guardavo e andava. Però è stato molto interessante. Ora mi sento molto rilassata, ma comunque molto energica. Bello, grazie. Hai fatto un bel viaggio, grazie. Abbastanza, grazie a te, grazie a voi. Grazie. Spero che si senta bene perché ho la connessione che va a scatti da tutto il giorno. Si sente. Cerco di parlare piano, almeno si Si sente, capisce. si sente. È la seconda classe un po' basata sul bacino e me la sto godendo molto, innanzitutto mi è volata oggi, sembra che sia durata pochissimo. E poi questo senso di apertura del bacino è proprio, lo trovo una metafora molto potente. Infatti mi ha stimolato la creatività questa classe. In questo momento mi sento che ho voglia di fare, voglia di, Eh non so, sì. voglia di mettermi
a lavorare anch'io, a fare cose, a fare. Eh sì. È interessante, non è un, non è un, cioè sono repressato, ma allo stesso tempo ho questo senso di urgenza quasi. Una bella sensazione. Sì, sì, hai colto una delle conseguenze del vivere il proprio spazio e il proprio tempo. Se tu vivi intensamente il tuo tempo, no? Lo senti intenso, lo senti carico emotivamente, e se ti senti pieno di energie e scopri il tuo spazio e abiti il tuo spazio e marchi il tuo territorio e ti esprimi e ti muovi libero, fluido, il passo successivo è creativo. L'hai detto tu, il bacino è la sede della creatività, è tutto lì, è un impeto, è un impulso, è un... è un'intuizione, cioè, ma ti va, perché poi tu l'hai detto bene, hai fatto questo gesto, bacinami, come se mi desse, no, una prospettiva, no, di legittimazione, come diciamo noi, padronanza. E quindi a quel punto cosa posso fare di meglio se non esprimermi? Esatto. Esprimermi, quindi ti capisco. Sì, ti capisco e ti ringrazio di averlo detto, perché è davvero molto collegato. Lo spirito anche quantistico, no? Per esempio di Joe Dispenza e molti altri che praticano la terapia quantistica, ti dicono vivi i tuoi desideri, vivi il tuo mondo palpitante come se fosse qui adesso, e siccome tu lo vivi, nel momento in cui lo vivi, poi si realizzerà, no? Quindi anticipare una sensazione di libertà, fluidità, ma anche legame, intensità, essere dentro, sono tutte metafore che ti aiutano a sentire che tu crei qualcosa, crei un mondo secondo la quantistica, crei i fatti che stanno per arrivarti, li crei, è una rivoluzione, infatti è una rivoluzione, il benessere è una rivoluzione in questo senso, il benessere me lo creo, no? Tutte le meditazioni di guarigione, cioè io mi creo il mio corpo immaginandomi guarito, e allora la guarigione arriva. Vi avevo anche mandato delle storie di Dispenza sui suoi libri, di persone che sono guarite meditando dentro, no? E hanno sentito di essere già fuori dalla malattia, che non avevano più bisogno del sintomo che gli ricordasse come si poteva vivere. Quindi, grazie di averlo detto. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie di averlo vissuto. Ok, non mettiamo solo noi, quindi. Sì. No, io, vabbè, è la prima volta che lo faccio online, ho fatto tante volte live, no? E veramente, quindi non sapevo come poteva funzionare, se avevo le stesse reazioni, ma quello che mi è successo è che ho avuto delle vibrazioni incredibili. Veramente, tantissimo, e poi mi sono rilassato, mi sono addormentato quando c'è stato proprio il rilassamento, e quindi mi rilassa molto, sono molto rilassato. Bene, molto contento. Poi domani magari si trasforma in energia, però sono veramente tranquillo. Okay. Fa molto piacere. Grazie. Grazie, perché dimostri che fare le classi da casa non è così poco. Non è così piccolo. No, è stato tanto, veramente tanto. Sì. Grazie. Grazie. Eccomi. Allora, anche per me prima esperienza virtuale, devo dire che mi sono ricreduto, perché in realtà poterla vivere in un ambiente mio, familiare, mi ha dato quella possibilità di liberarmi un po' di più, e infatti stasera ho fatto molta meno fatica a percepire le vibrazioni facendo grounding, soprattutto in piedi, ho sempre avuto abbastanza fatica in quella posizione là, invece stasera per la prima volta ho sentito di davvero riuscire a generare tanta energia. E poi in più, vabbè, vengo da un po' di giorni di reclusione, quindi in cui la testa ha potuto essere libera di pensare a molte cose,
stasera ho provato ad un certo punto una sensazione proprio di come se un tappo saltasse all'altezza dello sterno, dello stomaco. È stato sul finire, poco prima del rilassamento, quando eravamo stesi sulla schiena, ed è stato pazzesco. Ho quasi avuto un senso di vertigini. È stato bello, liberatorio, e soprattutto direi nutriente. Mamma mia, che bello! Quando ci sono queste scoperte è una specie di epifania, quindi bello, grazie. Sì, esatto. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Come sempre, tanta, tanta natura, tanta intimità, in senso buono ovviamente. Tanta intimità, grazie, tanta verità. Per cui vi ringrazio, sento come un'onda, no? Che va da me a voi, da voi a me, quindi sono molto molto contento. Come dico sempre, io sono un partecipante con voi, mi sento di far la classe, me la porto a casa e questo è un dono stratosferico per me, quindi grazie, grazie, grazie. Vitale. Alla prossima. Ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.